Estetista risolve i vostri problemi. Buongiorno. Dunque, oggi vi farò vedere un trucco sempre al dito in polvere libera, ombretto, a una ragazza che dice che il rosa non gli sta bene. Secondo me sì, è molto teenagers, soprattutto con jeans e scarpa da ginnastica. Yeah. Ok. Allora, un pochino di crema, spalmare prima la crema sulle mani e poi su tutto il viso. Crema super assorbente, molto veloce dal giorno, sempre prima del trucco. Ok, la scelta del fondotinta come l'incarnato, né di più né di meno. Spalmarlo anche un pochino sugli occhi, che permette all'ombretto di aderire bene sulle labbra e collo. Io per lei che ha 20 anni ho usato un fondotinta liquido perché è leggero, spalmabile facilmente, non troppo pesante, per una pelle giovane insomma, non ha tanti inestetismi da coprire, quindi per me questo va bene. Guardare giù senza chiudere l'occhio. Metteremo anche l'eyeliner oggi perché a grande richiesta mi avete suggerito di far vedere come si mette la matita, però con questo trucco la matita non si vede molto, quindi sono costretta ad usare comunque un eyeliner. Sempre un trucco veloce, giovanile, colorato. Da sera, da giorno. Allora, come prima cosa il fondotinta. E voilà, questo è l'ombretto. Quindi intingere il dito nell'ombretto in polvere libera, in questo caso rosa fucsia, molto brillantinoso, e iniziare a spalmarlo sulla palpebra inferiore. Guardare giù senza chiudere l'occhio. Questi sono trucchi proprio facili da spalmare, è un trucco proprio per chi non è capace. Guardami di là. Ok, giù, vedete com'è semplice colorare tutta questa parte che si chiama palpebra inferiore e poi andare a allargare un po' di sfumatura così, col dito pulito. Poi a volte cade anche un pochino giù, che a mio avviso non è male. Guardami, cara. Ci vuole l'eyeliner assolutamente. Poi metteremo un bianco sempre in polvere libera che va sulla palpebra superiore, che dà dei riflessi lilla per spezzare. L'eyeliner non è semplice, però prima pulire bene il pennellino. Segreto, pulire bene il pennellino, non mettere troppo eyeliner. Guardare giù in basso. E tracciare una linea sottile all'attaccatura delle ciglia.
guardami, sì, giù, proprio per evidenziare lo stacco tra le ciglia e l'ombretto, giù, poi si può anche allargare e sfumare, però essendo un trucco giovane fai da te, dopo diventa complicato. Pulire sempre bene bene il pennellino. Guardami. Giù. Secondo me adesso vorrei leggermente scurirlo, perché proprio questo punto di rosa non piace, ci voglio mettere sopra un rosa più antico. A questo punto tanto tanto rimmel, sempre partire dalle punte, guarda giù, fissa un punto cara, così non sbatti l'occhio. Giù, Allora, a me piace mettere anche un pochino di, guardare qui, a questa altezza qui, non più su, di mettere un pochino di rosa qui, proprio tipo sbaffatura, guarda di là, un pochino poco più su, ecco, non ti far toccare le ciglia sopra. Tipo un pochino sbafato, ecco, mi piace, un po' di rosa sbafato sotto. Farde rosa. Un po' perlato, così rimane sempre giovanile e luminoso. Che topolina che sta ragazza. Te voglio vedere corgenza e scappa da ginnastica, eh? E poi faremo le labbra sempre un pochino
lucide. Sì, molto, molto tenacious. Che vuol dire? Potremmo anche assottigliare un pochino di matita. Sì? Di matita per approfondire un pochino lo sguardo. La ragazza non ama essere truccata, si vede, a vedere cara. Vabbè, abbiamo fatto vedere un trucco giovanile, colorato, per i vostri 20 anni. Questo è tutto. La prossima volta farò vedere la matita come si spalma, eh? A grande richiesta vostra. SOS Estetista vi saluta. Ciao.